Contro il dissesto idrogeologico ci si mette la firma, o meglio le firme, quelle apposte dai sindaci di Chieti, Diego Ferrara, e quello di Bucchianico, Renzo Dilizio. I fondi per gli interventi mirati ad arginare il fenomeno che va avanti da tempo e che accomuna le due città non bastano mai, ma si fa comunque tesoro di quanto messo a disposizione dalla regione: 800.000 euro per Chieti e 200.000 per Bucchianico. L'intento, hanno spiegato i due primi cittadini comuni a Chieti, è quello di difendere il territorio, soprattutto garantire una casa a chi la casa l'ha dovuta lasciare a causa dei movimenti franosi. Sindaco, cosa porterà la sinergia di oggi? Ma come in tutte le azioni in cui enti pubblici si mettono insieme per risolvere un problema, porterà sicuramente dei vantaggi ad entrambe le istituzioni locali di Bucchianico e di Chieti. Abbiamo avuto due problematiche diverse ma simili nella loro patogenesi, ovvero sia diciamo delle frane, va bene, a Bucchianico in maniera acuta e drammatica, a Chieti il dissesto idrogeologico e questi fondi regionali che sono stati calcolati inizialmente e spero possano essere ovviamente aumentati in 4 milioni di euro divisi nelle quattro province, devono servire sia per la cittadina di Bucchianico per quella di Chieti, per le opere minime non solo di mitigazione del rischio, ma anche di soluzione per gli abitanti che hanno dovuto sgomberare le loro case. Certamente, sia per Bucchianico che per Chieti, queste situazioni da risolvere sono il front office di un problema, cioè l'inizio di un problema di risanamento del territorio che dovrà essere portato avanti negli anni con tanta pervicacia e con tanto coraggio e con tanti, scusatemi se lo dico, con tanti soldi. Il vantaggio è molto evidente. Abbiamo un problema comune che probabilmente, se gestito separatamente, non ci porterà ad una soluzione immediata e efficace. Unire le forze ci consente, come dire, di affrontare insieme il problema e quindi di cercare una soluzione condivisa e di essere anche più incisivi con le istituzioni sovraccomunali.